Parlava di numeri importanti un momento fa quando parlava di beni sequestrati alla criminalità organizzata in Lombardia. Sì, sono numeri molto importanti. Dall'ultimo esame che è stato fatto siamo più di 3.200 i beni sequestrati, ma soprattutto la cosa importante è che sono già stati tutti riassegnati. E questo è il messaggio più importante. Il sequestro è fondamentale, ma la riassegnazione, il riutilizzo è ancora più importante perché riesce a realizzare quel duplice che ricordavo prima, vantaggio di finalità sociali dei beni e messaggio chiaro alla mafia, alla criminalità organizzata. L'utilizzo di tanti beni sottratti alla mafia proseguirà con ancora più determinazione, con ancora più impegno. Questo è un protocollo nel quale coinvolgiamo ancora in maniera più diretta anche i piccoli comuni, proprio per metterli nelle condizioni di avere tutti gli aiuti necessari per il riutilizzo di questi beni. Molte volte per certi comuni poteva essere quasi un problema avere un bene a disposizione e non sapere come utilizzarlo. Ecco, la collaborazione è molto stringente. E riusciremo a realizzare quel risultato che è fondamentale perché, come diceva giustamente il ministro, poter avere tanti beni a disposizione della mafia ha un duplice valore simbolico nei confronti delle organizzazioni criminali e anche sociale perché sono tutte destinazioni che vanno a favore della collettività. Ci sono dei fondi che vengono messi a disposizione anche? Ci sono delle risorse, ci sono delle. Diciamo che c'è il perfezionamento di quello che è già stato fatto fino ad oggi molto bene.